Pinocchio. Perché Pinocchio? Intanto perché, e forse non tutti lo ricordano, Pinocchio, fino agli inizi del Novecento, era il nome del nostro paese. E poi, naturalmente, e questo tutti lo sanno, perché Pinocchio è il burattino più famoso al mondo. Un burattino amato da milioni di bambini. Amato e desiderato come la cioccolata. Ecco perché è nato Pinocchio Choc. Mi chiamo Domenico Aragone e sono l'attuale presidente dei commercianti di San Miniato Basso. Sono qui a rappresentare la categoria dei commercianti e avevo pensato di fare questo video per far risplendere il paese di San Miniato Basso o del Pinocchio. Il nostro intento è quello di far uscire tutti i negozianti dalle proprie botteghe e farli ritornare sulle piazze un po' come era una volta. Lo dimostra la manifestazione di Pinocchio, che quest'anno sarà sicuramente un successo. Siamo a San Miniato, uno dei comuni più importanti della provincia di Pisa, sia come densità che come popolazione. Siamo nel cuore della Toscana, il nostro comune è un comune ricco di storia e di cultura, ma non solo, anche di attività importantissime, tutti in Italia e anche all'estero la conoscono, è la mostra nazionale del tartufo bianco che si svolge nel mese di novembre, gli ultimi tre weekend, e c'è un'affluenza di pubblico incredibile. Nello specifico qui siamo a nella frazione di San Miniato Basso, una delle più popolose del comune, e ha circa 8.000 abitanti. San Miniato, proprio grazie a questa posizione strategica, negli ultimi anni è cresciuta e è diventato un buon punto di riferimento per l'economia e il turismo della provincia di Pisa e di Firenze. Infatti San Miniato si trova in molte guide turistiche, per cui non è raro imbattersi per le strade in turisti stranieri, soprattutto tedeschi e inglesi. Salve a tutti, mi chiamo Jonathan, sono cioccolatiere di San Miniato. Questo, come potete vedere alle mie spalle, è il mio piccolo laboratorio artigianale, dove con l'ausilio di vari macchinari produciamo tante delizie al cioccolato. Però, prima di parlare del cioccolato, che tutti lo desiderano, tutti lo vogliono, cerchiamo brevemente di capire da dove proviene. Questi due grandi frutti sono i frutti della pianta del cacao. Da questi abbiamo l'origine del cioccolato, cioè tutto parte da questo frutto. Vi faccio vedere tutti i vari passaggi. All'interno di questo frutto, immaginiamolo come una zucca, troviamo dei semi. I semi sono questi. Questi semi, molto simili a dei pistacchi, sono i famosissimi semi di cacao. All'interno di questi semi troviamo la materia secca, che poi verrà lavorata e mischiata con zucchero e altri ingredienti otterremo il cioccolato puro. Se prendessi questo seme, ora non si può fare qui perché ci vogliono dei macchinari molto particolari, se prendessi questo seme e lo spremessi otterrei queste due cose. Questo, che è il burro di cacao, quindi la parte diciamo oleosa del seme, e poi la parte secca, che altro non è che il cacao in polvere. Quindi all'interno del cioccolato è contenuto sia tutte e due le parti del seme, il cacao in polvere e il burro di cacao. A questi due diciamo ingredienti viene aggiunto lo zucchero e un pochino di vaniglia e un pizzico di lecitina di soia, che serve per amalgamare il tutto. Diciamo, da queste cose si ottiene il cioccolato. La storia del nome del Pinocchio, per quello che si è potuto noi riscontrare, o era leggenda, non si sa, insomma, praticamente deriva da una zona molto povera, diciamo, senza una grande storia, se non che storia di braccianti,
di operai, di gente della terra. La zona qui era molto padulosa, no, non c'erano grandi abitazioni, c'erano pochissime abitazioni. E diciamo il nome Pinocchio deriva da, almeno quello che si è voluto noi dalle ricerche fatte, da una derivazione da Pinocchio, praticamente, essendo una zona questa molto padulosa, quindi sottoposta a malarie, a malattie e anche diciamo a infezioni varie, fra i quali ci sembra che regnasse tra la gente anche questa epidemia. E da qui poi è nato, da Pinocchio siamo arrivati a Pinocchio. Questo nome diciamo di questa frazione è andato avanti fino diciamo al ventennio fascista, che poi ha fatto un decreto regio, ora non mi ricordo l'anno preciso, sempre però del periodo fascista, e là noi alle nostre spalle si vede c'è una lapide che attesta l'avvenuto cambiamento del nome, vale a dire da Pinocchio è diventato San Miniato Basso. Questo è quello che si può sapere, diciamo, per quello che si è potuto leggere nei libri di storia. Questo campanilismo che ho detto prima con il lolli e il cavallo, c'era anche quei due parri, perché poi ora qui ce n'è rimasto uno solo, ma prima c'era due. E c'era dalla parte di là, dove è Dupini, la parte di là della strada, dall'altra là di ponte, c'era il bar di Puzzino e il bar di Marchetti, quindi anche lì c'era quelli che optavano per il bar di Puzzino e quelli che erano per il bar di Marchetti, insomma. E anche questo faceva parte della composizione del paese, c'è chi andava a vedere le corse, perché poi a quei giorni, sempre negli anni 60, diciamo, quando la televisione non ce l'aveva nessuno, quindi la televisione si andava a vedere nei bar, si andava a vedere, quindi c'era, quando c'era il Giro d'Italia, anche lì era una cosa bella, perché tutti gli operai di qualsiasi piccola attività, tutti gli artigiani ci si ritrovava nei bar o di Buzzino o nei bar di Marchetti a vedere l'arrivo delle tappe. La prima edizione di Pinocchio Shock, svoltasi nel 2007, ha colto tutti di sorpresa. Nessuno immaginava la grande affluenza di visitatori. Sono infatti state stimate circa 6.000 persone. È stata una giornata di festa per tutto il paese, con spettacoli e stand espositivi di commercianti ed artigiani. Speriamo quindi anche quest'anno di replicare il grande successo dell'anno scorso. Ciao a tutti, sono un organizzatore di Carnevale San Miniato Basso. Qui siamo proprio sul rio dove è intitolato il Carnevale San Miniato Basso, Pinocchio. Questo è il famoso rio Pinocchio. Nell'antichità San Miniato Basso si chiamava Pinocchio, poi diventa San Miniato Basso. Niente, da questo nome è 32 anni che si fa il carnevale con il nome di Pinocchio, si manda via questo burattino, i bambini fanno disegni, e 32 anni che si lancia nello spazio questo burattino. Siamo arrivati alla seconda edizione di Pinocchio Shock, un'idea nata per promuovere il territorio di San Miniato Basso, unendo un momento di aggregazione cittadina alla partecipazione di attività commerciali e artigianali del luogo. Inoltre interverranno anche associazioni culturali a scopo benefico. La manifestazione è dislocata su una superficie di circa 30.000 metri quadri negli spazi adiacenti alla Casa Culturale. Negli spazi interni saranno presenti invece 10 maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane. Ogni maestro realizzerà per l'occasione una scultura di cioccolato, e la più simpatica e originale sarà scelta dai bambini delle scuole elementari di San Miniato Basso, premiata con un mattoncino d'argento. Quindi vi aspettiamo numerosi.